Aveva ragione Fonzi, aveva proprio ragione Fonzi. Buongiorno, buongiorno e buon caffè. E già, ve lo ricordate, il vecchio Fonzi, Arthur Fonzarelli, che faceva una fatica bestiale a dire scusa. Non ci riusciva proprio, faceva anche le prove davanti allo specchio, ma era impossibile, non riusciva a dire scusa. E aveva ragione, perché era profetico, perché raccontava non tanto la sua epoca, non tanto la sua figura di bullo buono, così, un po' energico, ma tutto sommato dal cuore d'oro, incapace di far male a qualcuno. Ma stava profetizzando la nostra epoca, in cui tutti, bulli o meno bulli, siamo incapaci di chiedere scusa, siamo incapaci di riconoscere un errore perché abbiamo la paura di sbagliare, non vogliamo in nessun modo sbagliare per evitare di rimanere prigionieri di questo errore. Non avendo la possibilità di ottenere il perdono perché ci abbiamo rinunciato volontariamente, allora non ci resta che cercare di essere perfetti, perché altrimenti diventeremmo intrappolati dalla nostra stessa coscienza. È molto interessante una traccia che ha preso il telefilm Chicago PD, dove in una puntata si incontrano una poliziotta che ha perso un bambino per un'azione un po' eccessiva, dovuta alla sua attività, ma anche un po' esagerata, diciamo così, e un colpevole, entrambi prigionieri del loro errore, entrambi incapaci di uscire dal proprio errore. La poliziotta arriva addirittura a accusare il suo compagno di non arrabbiarsi con lei, di non accusarla di questo crimine, perché vorrebbe piuttosto il suo odio che la sua compassione. Ed è estremamente interessante e stimolante questo punto, perché ci fa capire come, per evitare situazioni di questo genere, in cui addirittura preferiremmo il disprezzo, l'odio, il rancore delle persone che abbiamo offeso, almeno per provare qualcosa, perché il perdono ci fa paura, ci fa tanta paura, abbiamo la pretesa invece di essere perfetti, di non sbagliarci mai. E così cambiamo opinione, sosteniamo le cose le più diverse possibili nell'arco anche di tanto tempo, di pochissimo tempo, chiedo scusa, e non chiediamo mai scusa. L'ho appena fatto io adesso, perché me l'hanno insegnato a fare, perché mi hanno spiegato che non c'è niente di male nello scusarsi, non c'è niente di male nell'evidenziare i propri limiti, quanto invece si ottiene molto di più mostrandosi per quello che si è. Perché comunque poi gli errori si fanno, e allora alla fine meglio esserne consapevoli per poter migliorare da questi limiti, da questi errori, rendendoli palesi anche agli altri, piuttosto che ottenere con l'ipocrisia di non voler mai sbagliare il disprezzo vero, quello profondo delle persone. Che ne dite? Buongiorno e buon caffè.